Se non verremo ascoltati passeremo ad un'azione dimostrativa anche forte, magari occupando per qualche ora la sede stradale. Roscini Italo, ex presidente della Proloco, si fa portavoce delle lamentele della comunità di Torre San Marco nel comune di Fratterosa per le disastrose condizioni del tratto di strada provinciale 115 che collega Torre a Sant'Andrea di Suasa. Per guidare bisogna andare da destra a sinistra, spostamenti continui e quindi è pericolosa. E il guaio è che nessuno fa niente e dice niente. Io ho scritto al prefetto, quindi mi sono rivolto anche a voi sperando che chi di dovere se ne occupi, perché è veramente è una cosa non più accettabile. 4 chilometri di vero percorso a ostacoli, l'asfalto, il cui pezzo più integro non misura più di 150 metri, mette a dura prova sia le auto che i loro conducenti, mettendone seriamente a rischio l'incolumità in caso di forte pioggia o clima avverso. Oltre, naturalmente, ai danni delle macchine, perché le macchine sento tanta gente che ha dovuto cambiare il braccetto perché con quelle buche, con la strada così, bisogna cambiarli spesso. E quindi non, non, sono proprio desolato nel senso che non vedo una fine. Le 200 anime di questo piccolo borgo a 342 metri sul livello del mare, come riportato sulla facciata della piazza, affogato nelle splendide colline marchigiane, meritano una viabilità decente e si aspettano di essere ascoltati da chi di dovere. Noi vogliamo la sistemazione definitiva, perché è inutile che vengano dei cantonieri con un camioncino, due palate di, 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 di bitume che non tiene, non regge e quindi... Non risolve nessuno dei problemi. Sicuramente risentiremo parlare di Italico e dei suoi cittadini, alcuni dei quali anche stranieri e di fuori regione, che hanno preso Casa Qui come buon ritiro, vista l'aria buona e il cibo buono e che pretendono che anche le strade siano all'altezza della bellezza del luogo.